Buongiorno Emilio. Salve. Emilio Dori della segreteria regionale SUL del Sindacato Unitario dei Lavoratori. Allora, prima questione, la situazione delle ferie arretrate per i lavoratori ATAC, una storia che parte dal 2000 e deve in qualche modo attraversare delle fasi tale per cui ci troviamo con la stessa situazione di ferie arretrate anche nel 2013. Un breve Parte dal 2000 perché? Per un semplice motivo, che è un problema che si ripercuote a distanza di anni. Nel 2000 in azienda fu fatta una sorta di transazione vera e propria con le organizzazioni sindacali, firmata da quasi tutte le organizzazioni sindacali, e dove in parole i lavoratori avevano delle ferie in eccesso, non perché le avevano, perché a differenza di altri lavoratori ne avevano di più, solo perché a quei tempi non si riusciva a far usufruire dell'intera spettanza annua, che è intorno ai 32-33 giorni in base all'anzianità del servizio, come tutti i lavoratori in Italia. Il problema nel 2000, essendo cresciute troppo queste ferie inevase, l'azienda fu costretta a fare una sorta di transazione dove i lavoratori furono penalizzati perché un giorno di retribuzione non gli venne pagato per intero, ma chiusero il tutto con una transazione nei confronti tra l'INPS e il lavoratore e si azzerarono le ferie. Questo avveniva nel 2000. Se oggi siamo nel 2013, in media ogni lavoratore, in gran parte autista, perché il resto delle mansioni riescono a far usufruire delle ferie, ogni autista ha in media 40-50 giorni di ferie inevase, che sono quelle che si portano dall'anno precedente, perché in media ogni autista ogni anno riesce a usufruire a malapena nel periodo estivo delle 2 settimane consecutive. All'interno di quelle 2 settimane ci sono considerati i suoi 4 riposi, di conseguenza va a usufruire di 11 giorni di ferie di congedo. E di conseguenza che cosa è avvenuto? Che non usufruendo in quel periodo, anni fa c'erano dei periodi morti dove uno poteva prendere delle ferie per poter recuperare psicofisicamente lo stress, questo è un lavoro che crea inidoneità e crea stress. Purtroppo ora non c'è più. Perché? Perché la forza lavoro è nettamente diminuita rispetto ad anni. La gente è andata in pensione, non si è potuto fare il reintegro di persone, quel poco di reintegro che c'è stato negli ultimi 5-6 anni è stato fatto in un'unica direzione. La storia di Parentopoli è sulla bocca di tutti, non sono di certo io ad informarvi, sono stati assunti troppi amministrativi e pochissimi autisti negli ultimi 4-5 anni. Di conseguenza i chilometri pro capite sono aumentati e le ferie sono sempre di meno, le ferie che si possono. Come si sopperisce però a consentire ai lavoratori di prendere perlomeno quel periodo di ferie Il lavoro nella noi ci fase troviamo estiva? in mezzo tra incudine e martello, perché purtroppo il lavoratore si rivolge alle organizzazioni sindacali in quanto i suoi minimi, virgolette, sindacali non gli vengono consentiti, perché voi capite che fare 15 giorni di ferie, di cui 11 dei suoi, bene o male, uno se anche volesse andare a fare un riposo con la famiglia, gli viene, come dire, quantomeno andiamo a toccare, a ledere quei diritti sacrosanti. Il problema è il resto, nel senso che durante l'anno, se una persona ha delle esigenze particolari, che può andare da un figlio ricoverato in ospedale, o un'esigenza di andare a trovare degli amici fuori Roma, di conseguenza prendere 1 o 2 giorni di ferie durante la settimana, o benché il sabato e domenica, è pressoché zero, perché in questo momento l'azienda neanche riesce a dare l'1% di congedo. Che significa l'1%? Che facciamo un esempio, come una rimessa di Grotta Rossa che ha 1100 dipendenti, riesce a dare 10 congedi al giorno. Se voi vi immaginate che su 1100 persone 10 esigenze giornaliere, che possono essere le più disparate, ho detto, da accompagnare un familiare a fare una visita o proprio prendersela come riposo per andarsi a fare una passeggiata, oggi come oggi purtroppo non si riesce più a fare. E di conseguenza quel contenitore di ferie va a aumentare sempre più, e basta prendere la busta paga di un autista che sta adesso in azienda, minimo, se va a vedere ferie in evase, sono 50 giorni. Non c'è quindi una programmazione che consenta di ampliare l'organico la programma degli autisti, ma c'è un'assunzione su base temporale determinata, che è quella Allora, magari il stagionale problema è questo, per. che nonostante questa carenza che io vi ho detto, che l'azienda continua, diciamo, a dare
pochissime ferie, perché? Perché da una parte c'è il committente, che è il Comune di Roma, che è il principale azionista di questa azienda, che dà lavoro all'azienda, però gli chiede i chilometri. Non è più come negli anni 70, Roma, noi ci ricordavamo, per chi ha la mia età, che negli anni 70 il mese d'agosto si svuotava, la condizione economica delle persone era andare un mese in ferie, ci si poteva andare. Oggi non si può più andare un mese in ferie, di conseguenza che cosa succede? Che gente rimane a Roma, di conseguenza bisogna dare il servizio anche nei mesi in cui era considerato il periodo morto. La fascia dove è considerata la seconda riduzione, dove in poche parole si viaggia nei giorni feriali come se fosse sabato e domenica, è tutto quanto come se fosse sabato e domenica, è solo nella settimana di Ferragosto, quantomeno nei 10 giorni a cavallo di Ferragosto. Prima era tutto agosto che era considerato come seconda riduzione. L'azienda sono 2 anni che è costretta, e i sindacati purtroppo sono costretti a firmare anche questo accordo, l'assunzione di gente temporanea. Che significa temporaneo? Sono gente interinali, che non sono assolutamente dipendenti aziendali, vengono assunti da aziende come Obiettivo Lavoro, come la DEC, ora non ricordo le aziende. Agenzie di lavoro, agenzie, che danno mano d'opera, che in poche parole danno per 3 mesi gli autisti all'azienda. Questo sì, per garantire quantomeno quelle 2 settimane, perché materialmente, sennò, l'azienda non potrebbe garantire neanche il minimo sindacale che prevede la legge delle settimane consecutive, e di conseguenza sono 2 anni che deve ricorrere ad assumere 100-150 autisti che a fine settembre purtroppo rivengono messi alla porta da questa azienda. Tu infatti, Emilio, su questo ci davi un dato, cioè che a metà degli anni 90 gli autisti erano circa 13. A metà degli anni 90 all'azienda erano circa, gli autisti credo che fossero intorno agli 11.000, e l'azienda credo che fosse a quei tempi credo intorno ai 14-15.000 dipendenti. Si capisce tutto che adesso l'azienda è diventata intorno ai 13.000 dipendenti, 12.600 qualche cosa. Di cui la metà? Di cui quasi la metà sono autisti. Se ci aggiungiamo che c'è un altro 5%, 10% di macchinisti, che sono coloro che guidano la metropolitana, e quell'altro 5% di operai, il resto purtroppo sono personale amministrativo che gestisce tutta l'amministrazione di questa azienda, che va in controtendenza con tutta ciò che è programmazione. Perché? Perché oramai questa azienda è divisa, nonostante dal 2000 si è riunita, perché prima era azienda ATAC, poi si era divisa in Trambus, Metro che gestiva metropolitana, Trambus che gestiva il trasporto su gomma, ed ATAC che gestiva la parte amministrativa. Nel 2000 ci siamo riunite, è diventata un'unica azienda, è diventata tutta quanta ATAC. Però in questo momento c'è colei che gestisce un'ulteriore agenzia, che è Roma Servizi per la Mobilità, che gestisce la programmazione e la pianificazione sul territorio. Questo perché lo dico? Perché oltre le esigenze che il committente dà all'azienda, che chiede chilometri in base alla presenza su Roma, sul territorio, c'è da fare, che oramai è da anni che se ne parla, una nuova pianificazione del territorio. Va ridisegnato il territorio su Roma, perché Roma... E le linee... Roma purtroppo adesso gestisce ancora, a distanza di anni, delle linee che sono dislocate, in rimesse, che sono, oramai le rimesse non possono stare più nel centro di Roma, sono state tutte dislocate agli estremi, nei pressi del raccordo anulare. Ci sono rimesse che stanno nella zona est di Roma e vanno a fare la prima partenza del servizio facendo circa 15 km di fuori servizio all'altra parte di Roma, e questi sono chilometri che vanno sul costo del servizio e non danno materialmente nulla di valore aggiunto. Lavoro aggiunto, perfetto. E andrebbe rivista completamente la rete di Roma, questo è poco ma sicuro. L'ultima cosa, l'ultima curiosità soprattutto, è che ultimamente si assumono persone tramite agenzia interinale anche per quanto riguarda i lavori di manutenzione, le opere di manutenzione, quindi non solo per coprire le esigenze legate alla guida, al trasporto degli autobus, ma anche per la loro... Perché, nonostante perché comunque ci sia del personale, certo, già... Spiego, perché proprio cioè, il problema è che è prettamente degli autisti, ora si sta spostando sugli anche altri sugli settori, operai. Perché gli operai comunque stanno vivendo la stessa identica situazione. Non si riesce alla non c'è stato il ricambio generazionale, negli ultimi anni sono state fatte assunzioni, sì è vero, ma non sono sufficienti. Il parco aziendale, come diceva Sere Fa, leggevo su una trasmissione ha circa 15 anni il parco vetture, di conseguenza necessita di più manutenzione,
i manutentori sono di meno e noi teniamo gente, per esempio, di altre aziende che sono consorelle di azienda, dell'azienda ATAC, che in questo momento non sanno quello che fargli fare, perché dovrebbero fare la manutenzione dei treni nuovi della metropolitana, vedi OGR, che è un'officina grande revisioni, che in questo momento non stanno facendo nulla e potrebbero benissimo reinternalizzati in ATAC, diventare dipendenti di ATAC e andare a consigliare la manutenzione, che ha sempre bisogno, fin tanto che la spending review non ci consenta di cominciare a cambiare i mezzi, che purtroppo il traffico di Roma lo conosciamo tutti, è un mezzo che sta 20 ore a girare sulle vie di Roma, si logora in modo esponenziale. Meno manutenzione si riesce a fare, perché quel mezzo deve necessariamente stare fuori sul territorio, meno manutenzione, purtroppo si invecchia sempre più il mezzo. È un servizio peggiore per i cittadini. È un servizio peggiore, noi vediamo quante volte vediamo passare gli auto con scritto fuori servizio, perché è capace che quella vettura si è guastata non so, una zona nord di Roma e deve rientrare nel deposito che è zona sud di Roma per effettuare e per effettuare manutenzione, perché purtroppo ha un problema, non si apre più una porta, danni banalissimi che purtroppo vanno purtroppo a discapito del della cittadinanza, che purtroppo è colui che ha tutti i diritti sulla faccia della terra, perché è colui che paga, e però è quello che purtroppo ne paga le conseguenze. L'unica cosa che possiamo dire è che comunque sia la persona che è alla guida del mezzo è il meno responsabile in tutta questa inefficienza aziendale. Lui è la persona che comunque sia, nonostante tutto, ha dimostrato più volte il suo attaccamento al lavoro, perché è il lavoro che gli dà da mangiare alla famiglia. E vedi l'ultimo, quando c'è stato adesso le dimissioni e la rielezione del Papa, c'è gente che ha fatto il doppio turno. Pagato, non è che sono andati a lavorare gratis, però potevano benissimo esimersi dalla loro responsabilità e far finito il loro turno, invece hanno fatto il doppio turno. Quando ci sono stati eventi a Roma sono i primi a mettersi davanti in prima linea e a dare la loro disponibilità. Io credo che questo solo dovrebbe rendere onore a coloro che stanno in prima linea, quella è veramente la prima linea, quando si parla di front line, quello è il vero front line. Colui che sta lì, che col sorriso, in mezzo a un lavoro che comunque crea una marea di inidoneità, perché purtroppo se un autobus si rompe, immaginiamo colui che lo guida, che è fatto in carne ed ossa, come si rompe pure lui, e sta lì col sorriso, e se poi c'è qualche mela marcia credo che vada pure giustificata alla fine, perché purtroppo, come in tutti i settori, purtroppo c'è la persona che si distingue per la sua meno simpatica, meno simpatica, diciamo non maleducato ma meno simpatico. Bravissimo, grazie mille, di niente, buona giornata.